Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461. Andrea, cosa significa scrivere contro? La modalità dello scrivere contro, contro una persona, una comunità, un'istituzione, una chiesa, un'idea, una civiltà, qualunque altra cosa, può diventare per alcuni scrittori una chiave di interpretazione della realtà, o un modello di stile. Per me è stato così. Ho cominciato a scrivere contro mio padre, poi contro il maschilismo che mi covava dentro, poi contro la banca dove lavoravo e dunque contro la piccola borghesia impiegatizia di cui facevo parte. Si può scrivere anche contro se stessi se si ha il fegato di farlo. Fate mente locale sulle cose o le persone da prendere a bersaglio e provate a scrivere contro di loro. Ognuno ha i suoi libri magici, epifanici in questo senso. Modelli di libri contro sono stati per me Il giovane Holden di Salinger, Diario del ladro di Genet, Morte a credito di Céline, e poi Bukowski, Rimbaud, Lautréamont, la B Generation, e anche Pasolini e persino Tondelli. Si può anche scrivere contro un certo modo di scrivere, evidentemente. Vedi le avanguardie, vedi la neoavanguardia. Lo scrivere contro puoi declinarlo come vuoi, purché poi dalla letteratura, dalle parole, non decidi di passare all'azione, e cioè diventare davvero un criminale. C'è anche quel caso, sapete, ma non è più di nostra competenza. Alla prossima! Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. In 2 minuti rispondiamo a tutte le domande che vi fate mentre leggete un libro, oppure mentre lo scrivete. Radio Genius. Se ti piace, metti mi piace.